contatti al viso sono quelli che, una volta raggiunto per l'appunto l'ancoraggio e i contatti al viso, riempiamo poi di contenuti e vediamo quali saranno velocemente questi contenuti e rilasciamo la freccia parte. Quindi diciamo che i contatti al viso o ancoraggio sono quella parte essenziale nella quale il tiro si forma. Una volta raggiunto l'ancoraggio inizia il tiro vero e proprio e possiamo rilasciare la nostra freccia. Cosa succede quando avete fatto il corso di tiro con l'arco? Normalmente vi hanno insegnato a utilizzare un ancoraggio da olimpico, che è abbastanza complicato perché prevede un sacco di contenuti, no? Siamo infradito, arriviamo con l'indice sotto il mento, dobbiamo sentire naso, corda oppure la visette e vediamo l'ombra della corda a lato della diotra del mirino, normalmente sulla destra della diotra del mirino. Tutto questo ovviamente con l'arco nudo non è assolutamente possibile e quindi non possiamo avere un ancoraggio con punti di contatto come con l'arco olimpico, almeno 3 punti di contatto. Vedete, con l'arco olimpico, indice sotto il mento e abbiamo naso, bocca e indice sotto il mento. Nell'arco nudo viene insegnato normalmente a utilizzare l'indice all'angolo della bocca, quindi arrivare in ancoraggio con l'indice all'angolo della bocca, ma questo sistema, ahimè, è dannosissimo perché non possiamo sapere qual è il nostro allungo fisiologico, no? Mettendo l'indice all'angolo della bocca ci blocchiamo un pochettino per quanto riguarda il nostro allungo fisiologico. E io ho iniziato così e non riuscivo a capire, a ingranare cosa c'era che non andava. In effetti con l'indice all'angolo della bocca non riuscivo ad allinearmi, o giravo la testa oppure non riuscivo a capire. Invece un allungo fisiologico è quello delle nostre misure di braccio e avambraccio e andiamo in ancoraggio. Il mio ancoraggio è questo, quindi con questo ancoraggio. Lo vediamo nel tiro. Non faccio altro che andare a mettere quest'osso del pollice sotto la mandibola, perché il problema non è tanto l'allungo, quindi non ha molto significato bloccare l'allungo, perché l'allungo ci penserà la propria percezione e anche il nostro senso cinestetico di movimento durante la propria percezione. Quello che è importante è bloccare sotto la mandibola, o se abbiamo uno zigomo pronunciato, con l'indice sotto lo zigomo. Io non ho uno zigomo pronunciato, come la maggior parte di noi non ha uno zigomo pronunciato, quindi metto il pollice sotto la mandibola, perché non ci deve essere questo movimento verticale. Questo movimento verticale è deleterio, perché è esattamente un millimetro di movimento in questa posizione equivale a un movimento sullo string della padelletta, quindi sono metri, punteggi frecce alte o frecce basse, quindi punteggi ovviamente sballati. Ma vediamo come vado in ancoraggio. Sempre il solito movimento, rilassato, spalle stese, mantenute stese durante la trazione e poi ancoraggio. Vedete come passo sotto, 1, 2 e sono sotto. Poi mi metto i miei contenuti di allineamento, quindi mi allineo, sento la scapola e rilascio la corda. Quindi nient'altro che questo movimento. Vediamolo un po' meglio.
Uno, partenza all'altezza degli occhi, passo sotto e sono dentro. Sono dentro anche con la mira, espansione, rilascio. Quindi nient'altro che questo movimento. È un movimento molto propriocettivo, non voglio parlare di istinto, di istintivo, ma molto propriocettivo. E poi il nostro senso cinestetico ci metterà, logico, dobbiamo allenarci. Alleniamoci, vediamolo leggermente da dietro. Ancoraggio, vedete? Ancoraggio, espansione, rilascio. Ok, quindi semplicità, molto semplice, no? Abbiamo visto che è veramente semplice questo tipo di ancoraggio. Vediamo se riusciamo a vederlo un pochettino più da vicino. Uno, due, sono dentro, rilascio. Ok? Dai, provate, scrivetemi nei commenti se non riuscite, se io vi rispondo tranquillamente. E poi se volete darmi supporto, ricordatevi del mio libro che ho messo a punto e che ci sono per l'appunto tutte queste cose in forma scritta. Ciao a tutti, buone frecce!